Bella a tutti, raga, qui Miro ed oggi siamo qui in questo nuovo video. È ufficiale dopo parecchio tempo, perché se ne parlava da parecchio tempo, era ufficiosa come notizia, oggi è ufficiale. Maran è il nuovo allenatore del Cagliari. Rolando Maran è legato al Cagliari con un contratto biennale con opzione per il terzo, se non ricordo male. Le cifre non le so. Ma l'ultima che lessi tempo fa, se non erro, era 900.000 euro all'anno, che sono veramente tanti, calcolando che siamo il Cagliari. Però comunque voglio dirvi quelle che sono le mie considerazioni a riguardo. Maran, secondo me, non è il profilo ottimale per il Cagliari. Però tuttavia non voglio essere disfattista, anzi, perché abbiamo avuto anche un dibattito, se così si può definire, sul gruppo di WhatsApp in cui ci siamo un po' tutti, io, Andrea, Samuel, Mattia, e parlavamo della decisione della società di Maran. Samuel giustamente ha detto: non cominciamo a criticare subito, diamogli comunque tempo di lavorare, di far vedere quello che può fare. Poi, se le cose andranno male, si criticherà il suo operato. E sono d'accordo con lui, però noi non stavamo criticando Maran, stavamo criticando quello che ha fatto la società, la scelta che ha avuto la società, perché secondo me c'erano nomi che potevano essere più adatti al Cagliari. Mi viene in mente il primo che mi viene in mente è De Zerbi, mi sarebbe piaciuto vedere magari anche un Guidolin a Cagliari se è stato speso così tanto per l'ingaggio di Maran, quindi secondo me è un tentativo si poteva fare. Gli altri nomi che circolavano non mi sembravano proprio ottimali. Un altro che mi sarebbe magari anche piaciuto vederlo a Cagliari, nonostante secondo me non sia un nome enorme, cioè non è che mi fa impazzire a me come allenatore, però poteva fare bene secondo me a Cagliari, è Donatoni. Quindi i profili c'erano. Carli e il presidente hanno ritenuto opportuno, hanno ritenuto giusto che Maran fosse l'allenatore del Cagliari. Per carità, io rispetto quelle che sono le scelte della società, speriamo che abbiano azzeccato almeno questa. Io non, da Maran non pretendo niente. Nella conferenza stampa di presentazione che hanno fatto su Facebook, ho visto che addirittura qualcuno si era addirittura azzardato a dire: puntiamo all'Europa League. Non dobbiamo puntare all'Europa League, non dobbiamo nemmeno pensare che potremmo andare in Europa League, perché adesso il Cagliari non è da Europa League. Dobbiamo principalmente migliorare la rosa. Queste sono le cose da cui partire. Migliorare la rosa, dare un gioco al Cagliari e dare mentalità al Cagliari. Queste sono le tre cose di cui attualmente il Cagliari ha bisogno: gioco, mentalità. E già mi sono scordato quell'altra che ho detto, quindi perfetto, Miro. E comunque, tralasciando questo, mi ritengo leggermente soddisfatto, perché comunque a livello di persona Maran mi piace come persona, come allenatore non tanto, però ripeto, diamogli tempo, stiamo a giugno, stiamo, cioè, quindi diamogli tempo. Spero che vengano fatte delle scelte sul mercato che rispecchino quello che è il volere di Maran e quello che vuole mostrare sul campo Maran, quindi delle scelte azzeccate per quanto riguarda gli uomini. È importante, ripeto, vedere un gioco, perché è quello di cui il Cagliari ha bisogno più di tutto. E poi vedremo quello che ci riserverà il futuro. Vedremo quello che ci riserverà il futuro. Per quanto riguarda le voci di mercato, ho visto che Andrea ha fatto anche abbastanza video sulle varie voci di mercato: Cigarini, Serna, sta sputtando adesso Valdifiori. Io non farò nessun video sulle voci di mercato, perché per quest'anno voglio limitarmi a fare i video solo sulle notizie ufficiali. Quindi quando ci sarà un trasferimento ufficiale, state certi che uscirà un video. Inoltre vi do una chicca: ho parlato con Andrea, Mattia e Samuel. Purtroppo Samuel non credo riuscirà a fare
questa cosa però molto probabilmente Andrea e Mattia sì, sui nostri tre canali in futuro non vi so dire benissimo quando, però comunque penso entro questo mese uscirà un video speciale su un mercato che farei del Cagliari. Non vi sto a spoilerare come sarà questo video, non vi spiegherò assolutamente niente, però ci tenevo a dirvi che uscirà questo video anche abbastanza simpatico, secondo me, sul mercato che farei del Cagliari. Vi ricordo inoltre, qualora non l'aveste fatto, di andarvi a vedere anche il video del mercato che farei fatto da Sikorf sul Cagliari, perché l'abbiamo fatto in collaborazione. Detto questo, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di Maran e noi ci becchiamo in un prossimo video.